sul Panzer B, il rientrante figlio di Sol Possesso, guidato da Olga Leonetto, guidato da Andrea Faronzi. Proprio il Panzer B cerca di sfondare nei confronti di Privilege Spin e giunge così in testa sulla prima curva dopo 200 metri, in 13 e mezzo, c'è l'errore per il numero 4 Pablito ZS. Poi nella retroia si fa vedere, dalle retrofile si fa vedere Paridani, partito molto bene dalla seconda fila. 400 metri in 28 e mezzo con Paridani che ora cerca di andare lungo sul Panzer B, però sembra non avere assolutamente intenzione di andare, anzi allunga, consentendo però così a Paridani di poter di accodarsi. Terza posizione Privilege Spin, muove dalla corda piccola Robitor in anticipo su Paola, offrendo così punto di riferimento a Princess Royale. 42,9 di 800, mentre il mezzo miglio 58,8. Qualche problema per Pino Orlandi che viene poi squalificato. Intanto piccola Robitor ora si affaccia all'esterno di Panzer B. Quando siamo al chilometro in 1:13,5 si sta andando con la Panzer che è ancora al comando, piccola Robitor che è al suo esterno, poi Paridani in corda, mentre la seconda famiglia preda del numero 12 Princess Royale. Si arriva così a metà della piegata con posizioni che per ora non mutano, piccola Robitor che si fa minacciosa, Princess Royale che va in terza corsia, Panzer B che ora deve difendersi lungo la corda quando siamo in dirittura d'arrivo con sempre Princess Royale a caccia di Panzer B, poi piccola Robitor, Princess che tende a passare su Panzer B che cerca la difesa anche da piccola Robitor, nel finale però rientra Panzer B probabilmente. Andiamo a rivedere perché è veramente bella questa dirittura.